ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Prosegue il processo sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola al Tribunale di Pescara. 29 morti e 11 sopravvissuti quando una valanga spazzò via quella struttura il 18 gennaio del 2017. Uno strappo alla verità che dimostra la volontà di nascondere agli investigatori la telefonata di Gabriele D'Angelo, volontario della Croce Rossa di Penne, dipendente dell'hotel. Il procuratore capo Giuseppe Belelli è stato chiaro nella sua requisitoria, spiegando cosa è successo quando le indagini sul disastro erano già state avviate. Nessuna traccia di quella chiamata fatta da D'Angelo alla prefettura alle 11.38 del 18 gennaio è stata trovata, perché il foglio su cui era stata assegnata è stato strappato. Una chiamata svanita nel vuoto. Vengono in qualche modo svelate delle verità nascoste nell'aula 1 del Tribunale di Pescara. Il PM Andrea Papalia ha stigmatizzato i ritardi nell'apertura della sala operativa e del centro coordinamento soccorsi. Purtroppo non si tratta di un presunto depistaggio, ma è un vero e proprio depistaggio che la prefettura ha perpetrato nella chiamata che ha fatto Gabriele D'Angelo, una chiamata che manifesta tutta l'incompetenza della prefettura nella gestione dell'emergenza. Poi è arrivata la richiesta di condanna dei 30 imputati. 12 anni per l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, 11 anni e 4 mesi per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, 6 anni per l'ex presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco. Sono solo alcune delle richieste avanzate dalla procura di Pescara. Stanno venendo fuori le verità che aspettavamo da quasi 6 anni e tutte queste verità non fanno altro che confermare quello che abbiamo sempre detto: questa tragedia si poteva evitare, e i nostri angeli potevano essere salvati tutti, sarebbe bastato un pochino più di coscienza, di capacità e di interesse verso delle persone che chiedevano disperatamente aiuto. Cosa significherebbe per voi arrivare alla condanna a distanza di 6 anni? Beh, quello che chiediamo da 6 anni è non vendetta ma giustizia. Per noi non cambierebbe certo nulla, perché quello che è il danno che abbiamo subito ormai purtroppo è irreversibile, ma significherebbe dare un segnale forte per il futuro. Cioè, non deve accadere mai più quello che è successo a Rigopiano, perché è stata veramente una vergogna a livello nazionale e internazionale.